Cioè, vogliamo ricordare in questa circostanza, poiché mercoledì prossimo non possiamo riunirci perché è il giorno 2 novembre, tutti siamo impegnati con i defunti, vogliamo però ricordare i nostri morti, quelli che ci hanno preceduti, i quali sono vivi nel regno di Dio. Ormai sono tanti quelli del nostro gruppo che godono nella gloria del Signore. Celebreremo anche una messa per loro. Però vorrei che noi guardassimo alla morte come alla nascita di una nuova vita e che prendessimo un poco la vita che viviamo nella sua dimensione veramente cristiana, che è quella dell'attesa, della parusia, una dimensione scatologica. Siamo sempre abituati a guardare al presente e quando guardiamo al futuro in questa vita, ma la nostra vita, il futuro della nostra vita non è qua giù. Sì, la società si evolverà, la città terrena crescerà, non sappiamo quale sarà il corso della storia. I giovani nostri sono protesi verso il futuro, anche noi siamo protesi verso il futuro e ci disincagliamo dal passato, però corriamo il rischio che disincagliandoci dal passato perdiamo il contatto vitale con le radici. E corriamo l'altro rischio che proiettati verso il futuro, un futuro terreno, noi dimentichiamo che la nostra vita è breve e da un momento all'altro noi cambiamo vita, cioè la vita dell'eternità. E allora questi due pericoli dobbiamo noi scongiurare, questo sradicamento dal passato, che è proprio della nostra epoca. I giovani di oggi non vogliono sentire del passato, sono proiettati verso il futuro. Anche noi possiamo essere coinvolti in questa tensione verso il futuro, dimenticando il passato e quasi tagliando le fonti vitali, ossia il contatto con le radici. Fermatevi per un po', dice il profeta, informatevi circa le strade del passato per vedere se la strada che adesso percorrete è quella buona. Cioè, questo fermarsi e guardare al passato, questo guardare le radici, questo non perdere il contatto con la realtà da cui veniamo. È sempre una cosa buona perché affondare lo sguardo alle radici, succhiare sempre delle radici, che sono radici buone, dà vitalità nuova per camminare verso il futuro. Dall'altra parte dovremmo evitare l'altro pericolo, che siamo portati dalla corrente verso novità, 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 però terrene. Ora l'uomo non ha un avvenire terreno. Sì, la società si può evolvere, possiamo avere nuove scoperte, ci possiamo sentire in nuove posizioni, possiamo viaggiare col nuovo metodo che stanno escogitando. Pare che ci si riesce, però ancora il metodo no,
non è applicato sempre, non è facilmente applicabile. Per esempio, si viaggerà stando fermi, aspettando il moto della terra, per cui l'aeroplano, velivolo, va in stratosfera, aspetta che la terra deve andare qui a New York. Siccome il moto della terra è più veloce, e allora arrivato in quella posizione si scende, per cui si sta fermi in aria in attesa che giri la terra e noi caliamo. Stanno escogitando come tra le nuove invenzioni. Può darsi che ci si riesca, cioè si va verso nuovi modi di vivere. Però questo non ci deve fare dimenticare che la vita è breve e che da un momento all'altro noi cambieremo modo di vivere, una vita dell'aldilà, per cui guardare all'aldilà non con preoccupazione, ma con serenità, perché si nasce a vita nuova. La vera vita per il cristiano è quella che verrà, è la vita presente. È una preparazione alla vita futura. E allora dobbiamo noi trarre forza dalla vita presente per una migliore vita futura. Vivere bene, vivere saggiamente, vuol dire che dobbiamo vivere per ben morire. Non dobbiamo dimenticare questa verità, che è una verità che constatiamo ogni giorno. Quanti dei nostri che c'erano l'anno scorso non ci sono più, quanti all'età della nostra riunione qualche mese fa, adesso non ci sono più. Ecco, e allora non perdere mai questo contatto con l'aldilà, nel senso di dare una dimensione escatologica alla nostra vita e vivere nello spirito della parusia, cioè nello spirito dell'attesa, in attesa della venuta del Signore. Gli antichi cristiani si salutavano Maranatha, Maranatha, questo è il saluto comune, il Signore viene, il Signore verrà. Maranatha. Maranatha. Noi prima dicevamo Gesù Cristo, salutato Gesù Cristo, adesso questo saluto non c'è più, quasi nessuno lo dice, salutato Gesù Cristo, soltanto qualcuno degli antichi. Ora c'è ciao, non so cosa significa, oppure saluto, arrivederci, pace e bene, perché è il saluto francescano. Gli antichi era Maranatha, cioè il Signore viene, il Signore verrà. Vivevano per la parusia, per la venuta del Signore. Ora non perdere questa dimensione, perché questa dimensione è come un sale che bonifica la nostra vita, è un antidoto per la nostra vita presente, non per spaurirci dalla vita futura, ma per attendere con serenità e con gioia la vita futura, perché è la vita vera, la vita della piena gioia. E allora la festa dei santi che noi ci accingiamo a celebrare ci deve far ricordare questa vita futura in cui saremo anche noi un giorno, e il giorno dopo quella dei morti. Si fa ricordare che questa vita nostra è breve e che anche noi un giorno andremo con loro. Intanto il loro ricordo deve essere sprone per noi, deve essere così incitamente per noi a vivere saggiamente. Alleluia. Ariyanvani mi arano mi karane shi anaka yo nakaye
Nagarani minana mayune guratiano di nascina rorate akirinamato ye shavariera namayune no shoroke nunado nayomeru ayenu manyana yoro no ye yashirina Ivaririyana maya shoyoyona yorani Yalarani madon kiranushe marane Yaririniyamonni anunayeri narini Karinimomere Nyaririyana maya shenkoro no shinamastiyana Nalarani marierina naishuro Nagira naiolo naishu Shumarini naioni vini angeri tuta Ta garantine nuna curani Namarika intayana maioshio yo non ti murano Nagira rania namara naishu Nianamon nianere no shuru Nari ni miya nari ni kara ni ani na ye na ye da na Nari na na ye re na yoro ni na shokoto Tuari ni monta maya ni mayumara na shoya Shamari te verenda ya no na ye re Nara ni na na yola da na Yumara no mai karana Ini miarena miarane ni narani garo Maririana mayenta kona su Shumayena yorani ayorana yora Alarana yoro Oruranu mayo 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 Avare mayun ayuro on karusho yo anikori ano no mo wa no na yore ni shuro per esempio grazie a lui e non lasciarsi distrarre dalle cose terrene fino a dimenticare lui. Signore, noi non vogliamo lasciarci così trarre talmente dalle cose terrene fino a perdere la visione delle cose celesti e vogliamo camminare sempre dietro a te ed essere buoni ascoltatori della tua parola di vita. Lode e gloria a te, Signore. Vogliamo sempre fissare lo sguardo in te e non perdere mai la tua visione, anzi la vista di te deve accompagnare tutta la nostra vita, soprattutto quando noi ci mettiamo a pregare. Vogliamo fissare lo sguardo in te, unico mediatore tra Dio e gli uomini, e vogliamo pregare in te. E adesso vogliamo ascoltare quello che tu ci dici in questo brano della lettera ai Tessalonicesi.
capitolo quinto. Vi esortiamo, fratelli, correggete gli indisciplinati, confortate i pusillanimi, sostenete i deboli, siate pazienti con tutti. Guardatevi dal rendere male per male ad alcuno, ma cercate sempre il bene tra voi e con tutti. State sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie. Questa è infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. E non gli spegnete lo spirito né disprezzate le profezie. Esaminate piuttosto ogni cosa, tenete ciò che è buono e astenetevi da ogni specie di male. C'è tutto un programma di vita, o Signore, che tu ci ricordi, un programma di gestione del gruppo, perché vada avanti, cammini nella via della giustizia e della santità. Ecco, tu ci dici tante cose che dobbiamo fare e che noi vogliamo ancora ricordare, e cioè non manchi mai la correzione fraterna, soprattutto su quelli che con la loro indisciplinatezza turbano il retto cammino della comunità. Poi ci dice di confortare i pusillanimi e di sostenere i deboli, cioè avere cura dei piccoli, dei meno forti, di coloro che non ce la fanno perché siano solidificati nella fede, confortati nello sconforto. E in tutto, poi ci dice, siate pazienti con tutti. Tu vuoi che noi non ci aderiamo mai, abbiamo pazienza gli uni verso gli altri, oppure quando dall'esterno la vita ci viene resa più difficile, quando patiamo tribolazioni dall'esterno, essere pazienti. Poi ci ammonisci a riguardarci dal rendere male per male, ma di cercare sempre il bene. E una cosa importante che ci raccomandi è di essere sempre lieti. La letizia di cui parlano gli apostoli, di cui parla l'apostolo Giacomo, anche nelle sofferenze, nelle tribolazioni, non perdere mai la gioia, perché la gioia è un dono tuo, è il dono dello Spirito. Signore, fa che noi siamo sempre lieti. E poi quella bella raccomandazione che tu ci fai di pregare senza mai stancarci. Tu ci hai detto pregate senza intermissione. E qui l'Apostolo ci dice di pregare incessantemente, cioè la continua preghiera dentro di noi. La preghiera che non cessa mai, diventare preghiera continua, questo è il motto che viveva San Francesco e che dovremmo vivere anche noi, rendendo grazie a Dio. Signore, ti chiediamo di non spegnere lo Spirito che tu ci hai dato. È chiaro che lo Spirito Santo non può essere spento dal soffio dell'uomo, ma noi possiamo smorzare gli effetti della presenza dello Spirito dentro di noi e vivere come se Lui non ci fosse. Tu ci richiami ad ascoltare le profezie, perché le profezie provengono da te, però essere attenti a non accettare tutto, ma avere il discernimento di trattenere quello che è buono e di scartare quello che è meno buono, ed avere così le facoltà adusate a discernere il bene dal male, i vari sapori, quello che più vale,
e quelle che vale meno. E l'ultimo ad astenerci da ogni forma di male. È un programma di vita, Signore, che tu ci proponi per vivere correttamente la vita nello Spirito. E ti ringraziamo perché ci hai ricordato questo programma pratico, perché è facile pregare ed entusiasmarci, ma è difficile vivere santamente giorno per giorno secondo i tuoi comandamenti. Lode e gloria a te, Signore. Signore, ci esorta l'amore vicendevole, non un amore campato in aria, ma un amore che procede da Lui, che è presente in mezzo a noi. Il Signore ci ha dato tre parole che dobbiamo fissare dentro il nostro cuore. Queste tre parole sono queste: sono con te, sono con te. Signore è con noi e con ciascuno di noi. Adesso il Signore ci ricorda un testo del Deuteronomio. Io oggi ti comando di amare il Signore tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi comandi, le sue leggi, le sue norme, perché tu viva e ti moltiplichi e il Signore tuo ti benedica nel paese dove tu stai per entrare e che tu possederai. E poi continua, però, se il tuo cuore si volge indietro, allora io non sarò più con te. Qual è il senso di queste parole? Io ti comando, aspettate un poco, io ti comando, è un comando di Dio, di amare il Signore tuo Dio. Questa parola amare significa dirigere, prediligere, cioè scegliere Dio. È un atto di volontà, è una scelta, è un amore di predilezione tra tutto e tutti, ecco, fissare il cuore in Dio, scegliere Dio. Dio è la scelta fondamentale della mia vita, Dio è il mio tutto, tutto l'altro è conseguenza. Per questo tu osserverai i miei comandamenti, tu farai quello che io ti comando, perché in questa è la tua vita. Signore, noi ti ringraziamo perché tu ci dici, ci ricordi che l'amore per te, ossia la scelta di te, è il fondamento della nostra vita. È per questo che noi vogliamo restare con te, vogliamo pregarti, vogliamo amarci tra di noi, vogliamo osservare i 10 comandamenti, perché abbiamo fatto una scelta fondamentale, quella del primo comandamento, e cioè la risposta al primo comandamento. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio all'infuori di me. Signore, tu sei il mio Dio, io scelgo te anche questa sera, rinnovo la scelta di te, o oh Signore, come l'unico bene della mia vita, come l'unico amore. Questa è la mia scelta, Signore, e in questa scelta voglio perseverare sino alla fine. Lode e gloria a te, Signore. Questa è la norma della vita. Non ti allontanare mai da questa norma. Non andare né a destra né a sinistra, né in alto né in basso. Questa è la norma in cui tu devi fissare te stesso, perché
perché osservando questa norma tu vivrai. Ecco, è 30:16, è la preghiera su cui Padre Matteo ha fatto la bellissima sua, il suo insegnamento. Ringraziamo il Signore, lo ringraziamo soprattutto perché, come al solito, è sempre chiaro. Le sue parole sono chiarissime, nessuno di noi può avere attenuanti o scuse. Nessuno, Signore, può dire non ho capito, non ho capito bene, perché tu sei molto chiaro e stasera lo hai detto chiaramente. Abbiamo davanti, oh Signore, due porte, una della vita e una della morte. Sta a noi scegliere. Signore, tu ci lasci liberi, oh Signore, di scegliere la vita o la morte, la vita dello Spirito o la morte dello Spirito. Ma stasera anche noi, assieme a Padre Matteo, ti diciamo, scegliamo la vita, o oh Signore, con te. Scegliamo la via che porta a te, o oh Signore. Ti abbiamo eletto nostro Dio e ti seguiremo. Grazie, o oh Signore Gesù. Ecco, il Signore ci invita questa sera a scegliere Lui, e tutti dovete fare la scelta di Lui, dovete tutti intervenire. Il Signore ci dice: voglio ascoltare la voce del mio popolo. E ognuno di voi mormora la propria scelta. A tre persone il Signore ripete queste tre parole: io sono con te, sono con te. E per tre persone angosciate: sono con te, io entro nella tua angoscia e ti do la mia pace, ti do l'assicurazione che sono con te e ti assicurerò tutto quello che è secondo il mio disegno di amore per te. Credi al mio amore. Adesso dobbiamo un poco ripetere, cioè uno per uno, noi tacciamo, ma voi uno per uno dovete parlare, scegliere il Signore, gridare al Signore, perché la preghiera sia una preghiera corale, partecipata da tutti, e sia tutto il popolo che preghi, o meglio, che Cristo presenti in ognuno di noi, con la voce di ognuno, alzi e grida a Dio nostro Padre. Non angustiatevi per nulla. Ognuno parli, ognuno di Per voi, ogni necessità popolo. esponete a Dio le vostre richieste. Una alla volta, abituatevi a parlare, a gridare a Dio. Popolo muto, Signore vuole un popolo che parli, poiché Lui è un Dio che parla. Il colloquio consiste nel parlare tu e nel parlare io insieme, una volta tu e una volta io. Nostra casa abbiamo scelto te, eri il giuramento che fece Giosuè e fece fare a tutto il popolo radunato a Sichem, davanti al testimone che era una roccia con occhi e orecchie, davanti alla pietra. Voi oggi vi impegnate a questo, vi è testimone questa pietra che ha occhi per vedere e orecchi per sentire. Io e la mia casa, in quanto a me, io e la mia casa scegliamo il Signore. Così anche uno di voi questa sera dobbiamo ripetere questo giuramento: in quanto a me, io e la mia casa scegliamo il Signore. Ecco, scegliere Dio. Ci possono essere fatte tante proposte allettanti, belle, che ci possono stornare la testa, ubriacare, però noi abbiamo fatto una scelta, questa scelta è Dio,
Io ho scelto Dio e non c'è altra scelta. Signore, fa che questa scelta che noi abbiamo fatto di te sia così fissa in noi che mai noi ti intendiamo messi di fronte alla prova. Ho scelto te e ti chiedo questa sera di darmi il tuo spirito perché io sia fedele a questa scelta. O Spirito di Dio, o Spirito Santo, che mi hai dato la luce e la forza, che mi hai fatto scegliere Gesù, fa che io non decedere mai da questa scelta. Spirito Santo, dimora dentro il mio cuore, finché ci sarai tu dentro di me nella mia casa, Cristo sarà il Signore della mia vita e della vita della mia famiglia. Alleluia. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, celebriamo il mistero dell'Eucaristia. Tutti siamo compartecipi. C'è il celebrante, ma voi siete i concelebranti, ognuno per la sua parte. Cristo offre se stesso, ma voi in Cristo siete l'offerta. Nel sacerdote è Cristo chi offre, ma nell'ostia e nel calice siete anche voi offerti al Signore in Cristo Gesù. Viviamo questo mistero, perché da questo mistero scende in noi la vita. Confesso a Dio Onnipotente. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, crea in noi un cuore generoso e fedele, perché possiamo sempre servirti con lealtà e purezza di spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio a me affidato a vostro beneficio.
Come per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero di cui più sopra vi ho scritto brevemente. Dalla lettura di ciò che ho scritto potete ben capire la mia comprensione del mistero di Cristo. Questo mistero non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni come al presente, è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito, che i gentili che sono chiamati in Cristo Gesù a partecipare alla stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della promessa per mezzo del Vangelo, del quale sono divenuto ministro per il dono della grazia di Dio a me concessa in virtù dell'efficacia della sua potenza. A me, che sono l'infimo fra tutti i santi, è stata concessa questa grazia di annunziare ai gentili le imperscrutabili ricchezze di Cristo e di far risplendere agli occhi di tutti qual è l'adempimento del mistero nascosto da secoli nella mente di Dio, creatore dell'universo, perché sia manifestata ora nel cielo per mezzo della Chiesa, ai principati e alle potestà, la multiforme sapienza di Dio, secondo il disegno eterno che ha attuato in Cristo Gesù, nostro Signore, il quale ci dà il coraggio di avvicinarci in piena fiducia a Dio per la fede in Lui. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: sappiate bene questo, se il padrone di casa sapesse a che ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché il Figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Allora Pietro disse: Signore, questa parabola la dici per noi o la dici per tutti? Il Signore rispose: qual è dunque l'amministratore fedele e saggio che il Signore porrà a capo della sua eredità per distribuire a tempo debito la razione di cibo? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà al suo lavoro. In verità vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: il padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, bere, ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà nel giorno in cui non ci pensa, non se l'aspetta neanche, in un'ora che non sa, e lo punirà con rigore, assegnandogli il posto tra gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto e agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Quello invece che, non conoscendo la sua volontà, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto, e a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto da lui. Parola del Signore. Thank you.
riflettere su questa parola del Signore. Innanzitutto il Signore ci dice di essere pronti, pronti alla sua venuta. Si parlava di una dimensione scatologica che dobbiamo dare alla nostra vita e di essere in continua parusia, cioè in attesa della venuta del Signore. Ricordate la bella antifona che noi diciamo subito dopo la consacrazione del calice: Signore, noi annunziamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione in attesa della tua venuta. La vita del cristiano è annunciare la morte del Signore, proclamare la sua risurrezione. Lui è morto e risorto per noi e per tutti. Però in attesa della sua venuta, siamo in attesa che Lui venga. Verrà nell'ultimo giorno a giudicare tutti, vivi e morti. Giudicherà tutto il mondo, a prescindere dalle religioni, dalle filosofie, da tutto quello che l'uomo crede. Tutto il mondo, tutte le genti saranno giudicate da Cristo Signore. E il giudizio vergerà soprattutto sull'amore e sul riconoscimento di Lui. Mi avete riconosciuto. Chi non riconosce il Signore sarà condannato. Chi non crederà sarà condannato. Ma riconoscere significa trattare per quel che si conosce. Riconoscere Gesù presente nel povero, nell'ammalato, presente in tutti, riconoscerlo, cioè non soltanto una professione di fede in Gesù che è vivo, che è presente, ma anche un trattamento di amore verso colui che riconosciamo presente. E sulla fede e sull'amore che noi saremo giudicati. Questo avverrà nell'ultimo giorno per tutti, però c'è un'attesa del Signore personale e Lui verrà quando meno ce l'aspettiamo. Ricordate il nostro fratello Pino, bello, aiutante, servizievole, amoroso con tutti, in ottima salute. Era uscita di casa con tanta gioia per andare alla messa di mezzogiorno e proprio là, quando era per strada, uscita di casa, un colpo. Quando meno se l'aspettava. Sono le parole del Signore. Non è che a tutti avvenga la stessa cosa. Però il Signore ci dice di essere pronti, perché non sappiamo quando Lui verrà. E quando Lui verrà, ecco il rendiconto di come abbiamo trattato gli altri. Perché nella casa di Dio tutti siamo servitori. E il giudizio sarà duro per coloro i quali stanno un po' in alto e possono maltrattare gli altri. Il giudizio sarà duro per coloro che sono in alto e per coloro che hanno molto ricevuto, mentre sarà più benevole il giudizio per quelli che stanno in basso e per quelli che hanno poco ricevuto. Gesù porta questa frase: chi conosce la volontà del padrone, sa come ha detto che bisogna comportarci,
sa che cosa vuole il padrone e non lo fa. Quando lui verrà, se lo troverà manchevole, allora avrà molte percosse. Cioè c'è chi sarà escluso tra gli infedeli. Quelli i quali non saranno esclusi riceveranno molte percosse. Poche percosse invece riceverà chi ha fatto le stesse mancanze, però non sapeva che questa era la volontà del padrone, non conosceva bene. È chiaro che un barlume di conoscenza ce l'aveva, ma non sapeva esattamente quello che voleva il Signore. E allora riceverà il castigo, però un castigo minore di colui il quale conosceva bene la volontà del padrone e non fece la volontà del padrone. In questa condizione possiamo trovarci noi. Noi a volte pensiamo, chissà, che sarà di tanta gente che non conosce il Signore, che va per le vie del mondo, che trasgredisce i comandamenti di Dio, mentre noi siamo vicini a Dio. Tendi al giudizio, perché quelli che conoscono poco, che non hanno un'esatta conoscenza della volontà di Dio, riceveranno sì il castigo, ma è un castigo più mite di quello che subiremo noi, i quali abbiamo conosciuto di più e se abbiamo fatto le stesse cose di quelli che non conoscono, riceveremo un castigo maggiore, il doppio, il triplo di loro. Per cui non bisogna stare con l'animo tranquillo, perché Gesù conclude: a chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto da lui, e a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. A noi è stato dato molto, quante parole di Dio, quante messe, quanti sacramenti, quante opportunità di convertirci, di fare la volontà del Signore, quanti richiami. Se nonostante questi richiami, tante parole di Dio, tanti sacramenti che abbiamo così a nostra disposizione, noi camminiamo come i pagani, facciamo come la gente del mondo, noi riceveremo un castigo doppio, il triplo di quelli i quali non sono vicini a noi, vicini alla Chiesa, e camminano un po' alla buona, trasgrediscono quelle stesse cose che noi trasgrediamo pur conoscendo il Signore. E allora attenti a come noi camminiamo e attenti al giudizio che noi formuliamo sugli altri. Una cosa sappiamo: che il buon Dio vuole bene tutti, che Gesù si è incarnato per tutti, che non ci sono privilegi per nessuno. Qui Paolo ci dice che il Signore l'ha messo a conoscenza del grande mistero nascosto nei secoli, per i secoli, a quelli che lo hanno preceduto, che Dio ha esteso la salvezza anche ai pagani. Per gli ebrei questa era un'eresia, una fandonia. I salvati siamo noi, gli scelti siamo noi siamo il popolo eletto, gli altri sono i cani, gli altri sono fuori dalla salvezza. Invece Paolo ci dice: no, la salvezza è per tutti, perché il nostro Dio è il Dio di tutti, il Dio degli ebrei, ma anche il Dio dei cosiddetti infedeli. Del resto, l'ho detto, Gesù, tanto il Padre ha amato il mondo da mandare il suo Figlio, non perché il mondo si danni, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Dio vuole la salvezza di tutti, per cui salverà tutti quelli che in certa maniera conoscono lui, attraverso la luce della verità che filtra anche nel mondo pagano.
salverà tutti quelli che saranno buoni, in cui un raggio dell'amore, della bontà di Dio, dirige le azioni degli uomini. Allora il buon Dio, anche per quelli che non lo conoscono chiaramente, che non sanno bene tutti i comandamenti di Dio, il buon Dio sarà largo e anche per questi ci sarà la salvezza. E allora stiamo con i piedi così per terra, serviamo il Signore, camminiamo nella via del Signore, lavoriamo per il Signore in attesa della sua venuta. Quando lui verrà, ci chiamerà su, servo buono e fedele, entra nel gaudio del tuo Signore. Anzi, non ci chiamerà più servi, ma ci chiamerà amici. È una parola che ricordo qui, proprio nell'antifona alleluiatica: vi ho chiamato amici, dice il Signore, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio ve l'ho fatto conoscere. Tra gli amici si dice tutto. Quando non si dice tutto, un po' l'amicizia comincia a barcollare. Quando abbiamo delle riserve, quando nascondiamo qualche cosa, non c'è più la vera amicizia. Qui dice: io vi ho chiamato amici. Tutto quello che sto di mio Padre, ve l'ho detto tutto. Tutto quello che potete comprendere. Anzi, io vi do il mio spirito, perché adesso, se ve le dicesse tutte le cose, saresti incapace di comprenderle. Però vi manderò il mio spirito, che prende da me, dalla mia conoscenza, e vi annuncerà tutto. Vi condurrà alla conoscenza della verità, tutta piena. E anzi, vi rivelerà anche le cose future. Perché nulla si è nascosto tra di noi. Noi siamo amici. Essere amico di Dio. Dobbiamo puntare, fratelli e sorelle, a diventare amici di Dio. Tra gli amici c'è intesa. Un amico non tradisce l'altro amico. Un amico fa quello che vuole l'altro amico. Un amico vuole stare con l'altro amico. Quando c'è vera amicizia, se spartono un suono, come diciamo. E noi se andiamo a spartono un suono con Gesù, nostro amico, dobbiamo vivere con Lui. Per ora Lui sta con noi qua. Poi si prenderà, ora andiamo nella casa di papà, nella casa mia, a casa mia. Ma stiamo insieme. Per ora io sto con voi nella vostra casa terrena, sono con voi sino alla consumazione del mondo, ma poi vi prenderò e vi porterò a casa mia, alla casa di mio Padre, e lì si starà meglio che qua, perché nella casa di mio Padre c'è di tutto. La morte non ci sarà più, non ci sarà più lutto, né pianto, tutte le cose brutte di questo mondo saranno così, spariranno. Ecco, fratelli e sorelle, questa è la parusia, la venuta del Signore, e questa è la dimensione escatologica in cui dobbiamo vivere la nostra amicizia con Gesù. Amen. Adesso cantiamo: io ho un amico che mi ama. Thank you.
pregate amici, pregate fratelli e sorelle, pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Donaci, o Padre, di accordarci degnamente al tuo stare, di stare davanti a te, perché il mistero che ci unisce al tuo Figlio sia per noi principio di vita nuova, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alti i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, per Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo Drettissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui ha creato tutte le cose, e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli stese le braccia sulla croce, morendo distrusso la morte, proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unito agli angeli e ai santi, cantiamo della sola voce la tua gloria. Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Yari yaranayo ranayo yanayaro.
Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, nella tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata in questo giorno così santo, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo, il nostro Vescovo Salvatore e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati di tutti i nostri fratelli defunti che ci hanno preceduti nel cammino della vita, tutti quelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i nostri fratelli che appartengono ancora a questo gruppo e che adesso sono affidati alla tua clemenza a metterli a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti qui presenti, abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli, con San Francesco, Santa Chiara, Santa Rosalia, San Massimiliano e tutti i santi nostri protettori, che in ogni tempo ci furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Adesso uniamo le nostre mani e alziamo lo sguardo in alto al Padre, che ci ama perché noi amiamo suo Figlio, e gridiamo a Lui con tutto il cuore, come Gesù suo Figlio, nostro Signore, ci ha insegnato. Thank you.
Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e dona l'unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivrai nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di amore fraterno. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Karayana mayena rayana ma kayarana shayaranya nayarana yayena yana yo ilarwayana yena yana yarana yana ya shayana yana na shura. Io canto al mio Signore. Io canto al mio Signore il mio poema, scorre dalla mia bocca come da uno scribo veloce scorre la penna il mio lire e il mio canto. Signore, quando si ama si canta, fa che il nostro canto sia espressione dell'amore, la mia lingua si sciolga in un canto di amore, ma si sciolga anche la mia vita in un canto di amore a Te. Lode e gloria a Te, Signore. Oh Signore, questa celebrazione eucaristica che ci ha fatto pregustare la realtà del cielo, ci ottenga i Tuoi benefici nella vita presente e ci confermi nella speranza dei beni futuri. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace.